Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, il giardino interno, per raccontarvi quello che accadde il 9 ottobre del 1958. Fu un giorno triste per tutta la Chiesa. Muore Sua Santità Pio XII nella residenza estiva di Castel Gandolfo alle ore 3:52. Padre Pio ha sentito tutto il dolore della sua anima per la morte del Papa, ma poi il Signore glielo ha fatto vedere nella gloria del Paradiso. Pio XII fu un grande protettore di Padre Pio e assume nella vita del frate Cappuccino una rilevanza straordinaria, giustificata sia per la paterna benevolenza sia per il beneplacito alla realizzazione delle opere del padre, opere che durante il suo pontificato trovarono attuazione. Nel 1949, parlando con un gruppo di missionari della provincia di Foggia, Pio XII definì Padre Pio un sant'uomo e, muovendo il capo, proseguì: tanto buono, beato lui. Era invece nel 1957 ad alcuni pellegrini francesi che gli chiedevano se potevano andare da Padre Pio a San Giovanni Rotondo. Il Papa rispose: sì, sì, andate, ne avrete del bene. E poi ancora nel 1952, il 13 marzo, Pio XII ridusse al minimo quelle che erano le drastiche misure che avevano suggerito l'abate Caronti e Monsignor Pepe dopo una visita fatta a San Giovanni Rotondo. Il 30 luglio del 1952 il Sant'Uffizio mise all'indice dei libri proibiti 8 pubblicazioni su Padre Pio. Il relativo decreto venne pubblicato sull'Osservatore Romano, ma non inserito negli Acta Apostolica Sedis, per espressa proibizione proprio del Santo Padre. In cui fece inviare dalla Segreteria di Stato una lettera al Sant'Ufficio a favore di Padre Pio, affinché, scrive il Papa, possa svolgere indisturbato il suo ministero sacerdotale. E nella primavera del 1957, sempre lo stesso Pio XII fece il primo passo importante per la sistemazione giuridica della Casa Sollievo della Sofferenza. E concludendo, possiamo dire che spesso il Papa si raccomandava alle preghiere di Padre Pio, chiedeva l'applicazione di sante messe secondo le sue intenzioni. È significativa anche la lettera di ringraziamento che egli fece pervenire per le preghiere fatte proprio da Padre Pio e dai suoi figli spirituali durante la sua malattia, dalla quale proprio lui, il Papa, guarì miracolosamente.